Salve ragazzi, sono Gaspare Silveri e vi do il benvenuto in questo nuovo video tutorial dove andremo a vedere tutte le modalità per poter creare le nostre maschere di luminosità tramite il TM Panel. Il primo passo quindi è quello di portarsi nella nostra modalità Luminosity e quindi abbiamo soltanto un insieme di bottoni verticali disposti nella parte centrale del nostro pannello e in basso a sinistra un bottone con scritto Create in verde e in basso a destra un bottone con scritto Delete in rosso. Il bottone Create in realtà è un bottone un po' speciale perché non solo ci dà la possibilità di generare in modo del tutto automatico un insieme di maschere, ma è anche personalizzabile. Infatti, facendo clic con il tasto destro, abbiamo la possibilità di poter selezionare la profondità delle maschere che dopo andrà a creare. Quindi, inserendo un numero compreso tra 1 e 16, noi possiamo appunto dire quante maschere andare a creare, rispettivamente per le luci, per i mezzi toni e per le ombre. Nel nostro caso, impostiamo un valore pari a 6 e premiamo OK. Quindi adesso, andando a controllare nella palette canali, quello che possiamo notare è che avremo un insieme di maschere generate dalle luci 1 alle luci 6, dalle ombre 1 alle ombre 6 e dai mezzi toni 1 ai mezzi toni 6. A questo punto quindi, per poter utilizzare la nostra maschera, basterà semplicemente sceglierne una proprio andandola a visualizzare, quindi io in questo caso sto cercando di visualizzare una maschera che mi selezioni in maniera abbastanza precisa la parte alta del cielo, e facendo CTRL più clic sulla maschera ci verrà attivata una selezione relativa alla maschera che stiamo visualizzando. Ora basterà andare sul nostro TM Panel nella parte bassa dove ci sono le nostre regolazioni di livello e in particolar caso io andrò a creare una curva, quindi clicco su curva e riportandomi sulla palette livelli otteniamo un nuovo livello con una regolazione di livello curva ed una maschera associata. Tuttavia però questa non è la modalità operativa che io preferisco per due motivi. In primis non ho un livello rinominato, quindi non so qual è la maschera che ho utilizzato e soprattutto dove ho apportato delle modifiche o un intervento sulla mia immagine. E come seconda cosa è perché queste maschere non vengono aggiornate in tempo reale. Quindi per vedere la nuova maschera sulle luci 1 dovrò prima portarmi sulla palette canali e cliccare nuovamente sul bottone verde Create proprio per far sì che vengano aggiornate tutte le maschere presenti. Per eliminarle basterà cliccare sul bottone rosso Delete. A questo punto allora possiamo riportarci nella nostra palette livelli e andare a vedere come sfruttare al meglio il TM Panel. Il primo passo sarà quello di andare a controllare nella nostra zona del Refine Mask se il selettore auto è abilitato o disabilitato. Nel momento in cui lui dovesse essere disabilitato, quindi con il LED spento, andando poi a cliccare sulla maschera di interesse, come per esempio una Light 1, quello che accade è che ci viene mostrata una selezione. In realtà nel contempo anche il Refine Mask va ad accendersi e questo è molto importante. Perché quando andiamo a fare delle selezioni sempre più stringenti, quindi ad esempio passando da una Light 1 andiamo su una Light 2 oppure una Light 3, una 4 o anche una Light 5, possiamo notare che le nostre formichine in marcia in realtà sono quasi totalmente scomparse. Infatti l'unica porzione dove possiamo notare ancora una selezione attiva è la parte alta del nostro fotogramma dove ci sono queste nuvole chiare. Tuttavia, essendo che il Refine Mask rimane acceso, ci dà proprio la conferma che c'è una selezione anche se noi non la stiamo vedendo. Quindi adesso che abbiamo una selezione attiva, possiamo sia utilizzarla così com'è, sia ottimizzarla. Per ora noi andremo ad usarla così com'è, quindi cliccando sulla regolazione di livello desiderata, la selezione verrà trasformata in una maschera associata alla regolazione di livello prescelta, ottenendo quindi un nuovo livello curve Light 5. Questo metodo, sebbene migliore da un punto di vista rispetto a quello visto in precedenza, perché abbiamo un livello rinominato in modo automatico con la maschera associata, in realtà non ci dà la possibilità di vedere subito qual è la nostra maschera. E questo per noi è un problema perché solo con una selezione non è proprio così semplice da capire quali sono le zone che noi stiamo prendendo in considerazione. Allora possiamo fare lo stesso procedimento, però passando tramite il Refine Mask, sia in modalità manuale sia in modalità automatica.
Per la modalità manuale basterà cliccare sul bottone della maschera desiderata e poi, portandoci nella parte bassa del pannello, andiamo a cliccare sul bottone Refine. C'è da notare però la presenza di un bottone con un'icona a forma di ingranaggio esattamente sotto il bottone Refine. Questo ci darà modo di selezionare il tipo di Refine da utilizzare, dove di default è abilitata la modalità curva. Adesso quindi, cliccando su Refine, ci verrà mostrata la maschera associata alla selezione, ma soprattutto potremo ottimizzarla in tempo reale. Quando poi reputiamo di aver fatto un buon lavoro sull'ottimizzazione della maschera, clicchiamo su OK. Ora ci ritroviamo nuovamente con una selezione attiva ed ottimizzata, ed esattamente come visto in precedenza, non rimarrà altro che portarci sulla parte bassa del TM Panel e cliccare sulla regolazione di livello desiderata. Questa volta però il nome del livello presenterà un asterisco nella sua parte finale, proprio a ricordarci che la maschera è stata ottimizzata tramite lo strumento Refine. Adesso però vediamo come poter utilizzare il Refine Mask in modo del tutto automatico. Quindi andiamo nella zona del Refine Mask, clicchiamo su Auto e successivamente andiamo a cliccare sulla nostra maschera di interesse. Ad esempio una Light 1. Quello che accade è che rispetto a prima non vediamo una selezione, ma vediamo immediatamente una maschera. E soprattutto si apre anche la palette curve, che è esattamente il metodo di Refine che abbiamo precedentemente scelto. Quindi ora non solo vediamo la maschera in tempo reale, ma la possiamo anche ottimizzare. Andiamo a cliccare su OK e allo stesso modo ci ritroveremo con una selezione attiva ottimizzata. Quindi non ci rimarrà altro che scegliere quale regolazione di livello andare a creare. La parte più interessante però arriva proprio in questo momento, perché finora abbiamo sempre parlato di un click con il tasto sinistro del mouse, però possiamo utilizzare anche un click con il tasto destro del mouse. Nel caso in particolare, andando quindi a fare click e tasto destro sulle nostre Light 1, quello che accade è che riusciamo a vedere immediatamente la maschera senza la necessità di passare per forza tramite il nostro Refine Mask. Allora, volendo selezionare la zona delle nuvole, non ho più bisogno di generare tutte le maschere tramite il bottone Create, ma basterà fare un click con il tasto destro del mouse sul bottone della maschera desiderata. Quando inizio poi a vedere che sulle dark forse ottengo qualcosa di interessante, mi fermo. In questo caso mi sono fermato su una dark 5. Ora quindi prendo direttamente un pennello per poter pulire direttamente la maschera, quindi in questo caso con un pennello nero per escludere tutte quelle zone che non mi servono. E nel momento in cui ho finito, anche qui posso utilizzarla immediatamente, sempre andando nella parte bassa del nostro TM Panel con la regolazione di livello desiderata. Anche per questa volta utilizzo una curva. Adesso però vedremo la vera ciliegina sulla torta, perché facendo la stessa cosa che abbiamo visto finora, ovvero cliccando con il tasto destro sopra le nostre maschere per visualizzarle e riportandoci ad esempio nella medesima condizione, ovvero della nostra Dark 5, possiamo, come abbiamo già visto, prendere il nostro pennello nero e andare a cancellare tutta la parte che non ci interessa. In realtà però possiamo anche rifinirla, quindi partendo da una maschera Dark 5 abbiamo poi eliminato tutta la zona che non ci interessava, ovvero il primo piano della lavanda. Successivamente, con la maschera attiva, andiamo a cliccare su Refine e possiamo anche adesso andare a ottimizzare la parte alta della selezione sul cielo. Quindi clicchiamo OK, come sempre ci ritroveremo con una selezione attiva ottimizzata, clicchiamo sulla nostra regolazione di livello, quindi sempre la nostra curva, e abbiamo infine quindi ottenuto una regolazione di livello con una maschera personalizzata veramente in tutto quello che poteva servirci. Quello che abbiamo appena visto è veramente una piccolissima parte di tutte le potenzialità che abbiamo per poter generare delle maschere all'interno del TM Panel. Spero che anche questo video vi sia piaciuto e se volete lasciate qui sotto un vostro commento, iscrivetevi al canale ed abilitate la campanella per poter ricevere una notifica non appena pubblicherò un nuovo tutorial. Io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima!